Chi può avere l'archivio di Totorina? Allora, l'archivio non lo so chi ce l'ha. Io posso parlare soltanto dei fatti successi subito dopo l'arresto. Allora, io sono stato la persona che ho portato i parenti, cioè i parenti, oddio, la moglie con i figli, io e Nino Gioele, dalla casa, o perlomeno lì vicino, i parenti fino alla stazione per ritornare a Colonia. Io ho seguito la polizia l'estrazione della cassaforte appunto di via Bernini. Io sono stato responsabile di portare la Golf, che era intestata a un giardiniere della provincia di Trapani, adesso non mi ricordo se è Massara o Mazzara. Era una Golf bianca, mi ricordo una Golf bianca che Matteo Messina Denaro doveva ritirare in un parcheggio già che c'era Con i Messina Denaro. contenuti di quanto trovato con tutto quello che era stato poi trovato nella cassaforte di Totorina. Ma guarda, posso pensare che la macchina non era solo, cioè il valore della macchina che era niente. Io ho sempre quello che ho pensato io, che nella macchina magari potevano esserci documenti più importanti che appunto Matteo Messina Denaro doveva ritirare. Lei ha sempre detto scarantinamente. Fu anche interrogato. Allora, me ne assumo tutte le responsabilità, quello che sto dicendo oggi l'ho detto già all'inizio della mia collaborazione, sono stato interrogato dopo vari interrogatori, mi hanno proposto di fare un confronto con lo stesso Scarantino, un confronto audiovisivo con presente i carabinieri che l'avevano in gestione, Scarantino, funzionari della DIA e i magistrati di Caltanissetta che allora si occupavano del caso. E nel confronto è uscito fuori lo sbugiardato e ho sempre detto che lo Scarantino non era persona che sapeva cose di Cosa Nostra o almeno queste cose Dove sono quegli interrogatori? importanti. Quelle sue dichiarazioni? Io, allora, quelle dichiarazioni. Non c'è nessuna traccia, non sono stato nemmeno mai interrogato, non sono mai sentito, soltanto dopo, a distanza di 15 anni, sono stato interrogato, ma comunque non è venuto fuori né interrogatori, né registrazioni, che mi risulta, né C'è stata una trattativa fra Stato e mafia? niente. Come ho detto poc'anzi, non solo c'è stata, ma penso che fino a un certo punto c'è continuata ad essere e fortunatamente sono spuntati altri collaboratori e c'è stato fino a quando io ho cominciato a collaborare, sono sicuro, perché io parlo la data del mio arresto che è il 23 marzo del 93, poi tutte quelle cose che sono successe fanno parte della trattativa, no? Cose che già erano state decise prima. I monumenti, la torre di Pisa che non è avvenuta fortunatamente, e quella fa parte della trattativa, che se non accettavano quello che noi avevamo proposto, continuavano a fare i vari attentati a giornalisti, a monumenti e forze dello Stato. Nino Gioè si è suicidato. Guarda, io non so se si è suicidato, so solo una cosa, che in quel periodo eravamo io, il Di Matteo e il Gioè nella stessa sezione. Il 26 giugno del 2003 io ho portato la notte, trasferito a Pianosa, Di Matteo trasferito all'Asinara, Gioè è rimasto lì. Vedevo un via vai di macchine tutti i giorni perché la mia finestra dava sulla strada e ho avuto modo di parlare con Gioè, l'ho trovato cambiato, Spaventato? l'ho trovato, ma più che spaventato, faceva dei discorsi.